Bentornati, la situazione si fa sempre più interessante. Dopo aver visto una carrellata di quelli che sono strumenti di selezione, di ritaglio e di movimento, adesso passiamo a quelli che vengono considerati strumenti di disegno. Il primo strumento che andiamo a esaminare è il pennello correttivo al volo, che si richiama con il pulsante J dalla vostra tastiera. Questo è uno strumento veramente fantastico, perché vi consente di andare a selezionare con precisione ed eliminare un sacco di imperfezioni presenti nelle nostre foto, come possono essere dei nei, le imperfezioni della pelle, le ombre o qualunque altra cosa noi vogliamo eliminare. Il limite di questo strumento è che agisce come un pennello, quindi è possibile selezionare la parte che vogliamo rimuovere e Photoshop andrà automaticamente a campionare l'area circostante in maniera tale da restituirci la texture inalterata del punto su cui stiamo lavorando. È uno strumento abbastanza potente che ci permette di perfezionare le nostre foto in maniera molto accurata. È uno strumento regolabile, è possibile regolare dimensione, durezza, spaziatura. Io vi consiglio di usare le stesse impostazioni che sto usando io, in particolare un diametro di 23 pixel ho riscontrato che va quasi sempre bene per i fotoritocchi sul viso in particolare. Come quasi tutti gli strumenti di disegno, è possibile tracciare delle righe ed eliminare quindi quello che potrebbe essere un capello. È anche possibile tracciare delle rette perfettamente dritte, semplicemente cliccando in un punto, andando al punto successivo, premendo Shift e cliccando nuovamente. In questo modo vedete che il pennello traccia una linea retta che segue esattamente il difetto che io voglio eliminare. È anche buona cosa sapere che questo strumento lavora in maniera distruttiva. Per lavorare in maniera non distruttiva, il consiglio che vi do è questo. Non facciamo altro che creare un nuovo livello vuoto, lo manteniamo selezionato, quindi lavoreremo su questo livello vuoto, e quello che andiamo a fare è che spuntiamo questa V campiona da tutti i livelli. In questo modo il nostro pennello correttivo al volo campionerà dal livello sottostante perché è pieno, ma andrà a scrivere nel livello sopra perché è vuoto. In questo modo vedete che io ho eliminato la mia imperfezione, ma la modifica è sul livello 1. In questa maniera io mantengo tutti i dati della mia immagine originale e tutte le modifiche a parte su un livello che posso chiamare ritocco e che posso andare ad aprire e chiudere a mio piacimento per vedere se ho effettivamente migliorato o se ho peggiorato la mia immagine, questo è molto utile, o semplicemente posso conservarlo per modifiche future. Bene, sono sicuro che questo strumento vi sia stato in qualche modo d'aiuto, quindi rimanete sintonizzati, non dimenticate di mettere un like o di lasciare un commento se avete domande e ci vediamo alla prossima.